Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now. E continuiamo il gameplay di Assassin's Creed Syndicate. Ok, allora, dunque, dobbiamo tornare al laboratorio di Bell, Alexander Bell, senza distruggere le carrozze, chiaro. Bravissima. Comunque l'utilizzo di questo rampino è una figata Ah, Ivy. incredibile. Stavo mostrando a Jacob i primi messaggi giunti con le linee aggiustate. Oh, e puoi tenere quel lanciacorda. Fanno ridere Ne ho sti qua. pronto un altro per tuo fratello. Ottimo lavoro. Grazie di nuovo. È stato un vero piacere. Ora possiamo difendere il principio dell'informazione imparziale e libera. Libera va bene, ma libera e concisa è molto meglio. Jacob, sempre caustico. E dopo questa ce ne andiamo. Oh, buona fortuna a entrambi. Venite da me quando volete. Ok. Bene, spero che abbiamo guadagnato un punto in più, che da 2 siamo passati a 3. Ora che abbiamo finito con il diversivo. Chi è? Oh, intendi che non lo sai? Che bel treno avete. Miss McBean me ne stava appunto parlando. Sono Ned. Piacere. Ned Wynard. Non vi ruberò altro tempo. Se volete saperne di più sul miglior sistema di trasporti al mondo, mi troverete a questo indirizzo. Adesso torniamo a cercare il frutto dell'Eden. Dobbiamo assolutamente strappare Londra a Starrick. Chi sono i bersagli? Non è ancora il momento. Non sono venuto qui a cercare ninnoli. Prima impara i passi e poi comincia a ballare. Oh! Vuoi ripartire da dove ha lasciato papà? Qualcuno deve farlo. Ivy, trovare il manufatto dei precursori ci aiuterà a svelare i piani dei Templari. Jacob, ho informazioni sui soci di Starrick che potrebbero esserti utili. Vieni. Ha creato un collegamento. Ok. Vediamo un po'. Conquista Londra. Usa il muro degli assassini nel covo sul treno per conoscere il prossimo bersaglio templare. Espandi il territorio completando le attività conquista. Completa le attività alleati per procurarti denaro, risorse e ricompense esclusive. La roba c'è da fare. Sequenza 4. Sequenza 8. Sequenza 4. Un rimedio rapido e affidabile. Jacob e Ivy si stanno allontanando. Jacob non supporta Ivy nella sua ricerca del frutto dell'Eden. Mentre Ivy giudica goffo il piano di Jacob per cacciare i Templari, Jacob si dirige a Lambeth per indagare sull'elisir lenitivo di Starrick, mentre Ivy cerca il manufatto dei precursori nella casa appartenuta al maestro assassino Edward Kenway. Ah! Quindi facciamo visita alla casa di Edward Kenway.
Che figata. Ok, come sempre quindi svolgeremo... L'intero obiettivo è l'unica medicina disponibile a Lambeth. Reca il nome del Gran Maestro dei Templari. È tempo di una visita dal medico. Non penso che qualcuno possa guarirti. Tu che hai intenzione di fare, mia cara sorellina? Lo sai benissimo, trovare il frutto dell'Eden. Continua pure a studiare. Io vado a uccidere Templari. Dicevo, come quindi ormai è prassi in questo Assassin's Creed, le varie sequenze si possono svolgere in... cioè si devono svolgere con Ivy e Jacob. Ok, quindi che dobbiamo fare? Allora, ta roba c'è da fare. C, B. Ricordi di Charles Dickens, Jack il saltatore, livello suggerito 4. Ultime notizie. Livello suggerito 4. Un cucchiaio di elisir. Sono ancora a livello 2 qua, però non va bene così. Allora, ok. Ok, accedi al muro degli assalti. Punti abilità. No. Il mio lavoro per aiutare i bambini. Torni da un'avventura, capo. Ok, allora, liberazione bambini, livello suggerito 6, Thomas Blackroot, 6, 5, 6, 6, ah, ma siamo a City di Londra, dobbiamo tornare qua noi. Martin Church. Ok.
Ok, ecco, per esempio. Torniamo quindi a Lambeth. Martin Church, caccia ai templari. Allora, quindi LB. Sarà ora molto più facile arrampicarsi grazie ai a questi rampini. Martin Church. Morto, sepolto. Abbiamo affrontato questa missione forse in maniera non troppo preparata. Riproviamo. Dove ci ha portati ora? Eccolo lì. Uccidi Martin Church. Templari indegni, dicono. Dovremmo farlo sparire. Ritrovato! Questo lo troverai.
Perfetto. Leopold Bacchus. Ok. Dirigiamoci là. Trova Leopold Bacchus. Eccolo lì. Lo vedete? Non dovrebbe vedere. Non glielo permetterò. Rapisci, dobbiamo rapirlo. Allora, aspetta. Questo qui lo uccidiamo dall'alto. Torniamo a frequentare le fogne. Proprio come era con Assassin's Creed Unity. Dicio
aiuto! Aiutatemi! Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Non chiamare aiuto. Cosa vuoi da me? Sei della polizia? Sei uno sbirro? Fai piano. Non mi serve una scusa per farti fuori. Cosa vuoi da me? Sei della polizia? Sei uno sbirro? Forse sopravviverai. Dobbiamo trovare una carrozza per portarlo via. Fai piano. Di una parola e sarà l'ultima. Cosa vuoi da me? Sei della polizia? Sei uno sbirro? E basta. Posso intendere aprire. Cosa vuoi da me? Sei della polizia? Sei uno sbirro? Cosa vuoi da me? Sei della polizia? Sei uno sbirro? Fai piano. Non voglio morire. Non finirai sulla forca, amico. Ma una bella condanna per furto non te la toglie nessuno. Mi uccideranno in cella. Chi uccide rischia grosso in prigione, è vero. Ma tu hai rubato dei diamanti. Te la caverai. Lasciatemi! Fermarti. Che merda. No, ho sbagliato strada. Attenzione! Sì, sì. Voglio vederti saltare i piedi. Dai, andiamo. Tutto bene? Ok. Proseguiamo a trasportare il prigioniero. Ci andrò piano con lui. Caccia ai ricercati. Grazie. Piano piano stiamo liberando anche questa zona, quest'area. Ok. Ora. Vicolo del frastuono. Proviamo a... un gattino qui. Ehi. Merda. Roccaforte della banda. Ok. Brucia i piani di furti dei Blighters.
Elimina tutti i Blighter. Il sistema di combattimento e difesa è molto velocizzato. Se ci ho visto. Perfetto. Ok. Va bene. Ragazzi, il video si conclude qui. Commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo.